vorrei parlarvi di Interno di Alfa Romeo Giulia, che rappresenta l'inizio di nuovo line-up di Alfa Romeo. Siamo partiti da un foglio bianco. Siamo stati veramente fortunati che avevamo un'architettura perfetta che dovevamo vestire senza andare a distogliere l'attenzione dal nostro punto focale, mettere la persona che la guida e che la compra nel mood di una vera Alfa Romeo. Non abbiamo voluto stupire con le effetti speciali, l'abbiamo fatto tutti i comandi semplici, molto intuitivi. Non avevamo bisogno di input da fuori perché nella storia di Alfa c'era già tutto. Dovevamo prendere soltanto gli elementi e riportarli nei giorni nostri. Perché noi stiamo parlando di una vettura che è stata presentata a 105 anni del marchio e senza conoscere il nostro passato non possiamo guardare nel futuro. Ogni componente che vedete in vettura è stato sviluppato appositamente per Alfa Romeo. La posizione di guida, la dimensione del volante, il diametro, il cambio, il strumento abbiamo guardato e sviluppato insieme con team di Alfa Corse. Abbiamo utilizzato il materiale di pregio perché abbiamo bisogno proprio di un effetto tattile che non ti stanca e che non va a distrarti da quello che è la meccanica perfetta, la meccanica di emozione di questa vettura. Un altro aspetto da sottolineare per gli interni della Giulia è stata una cura maniacale e veramente un'attenzione maniacale al peso della vettura. Abbiamo trattato questa vettura come una modella che va in passerella il giorno dopo, dove abbiamo veramente guardato ogni etto di peso che stavamo mettendo, perché il peso di questa vettura è stato talmente importante che alcune scelte, anche di materiale, alcune scelte stilistiche, sono state suggerite proprio dalla necessità di riduzione pesi. Per esempio, sui pannelli porta l'abbiamo fatto solo le parti minime del rivestimento perché proprio non volevamo aggiungere un peso che non era necessario per avere una cosa spartanea sì, povera no. Abbiamo fatto le sedili in fibra carbonio che non è neanche trattato, cioè che è alleggerito. Le palette sono fatte in alluminio pieno. Non sono integrate sul volante, ma sono messe sul ricoprimento piantone che permette di avere un controllo assoluto della vettura quando prende le curve. La plancia della Giulia è molto semplice, molto lineare, molto pulito, con tutte le componenti che sono state messe a disposizione di guidatore. Abbiamo cercato di portare un esterno dentro un interno, di avere una continuità tra questi due mondi, di avere le linee molto semplici, le superfici semplici e sinuose. Per ottenere questo effetto che vedete, che da tutti i punti di vista sembra una scultura in movimento, tutti noi abbiamo capito che questa è un'opportunità per riportare Alfa Romeo nel cuore che lo guida.